Buonasera, queste le principali notizie della giornata. Con 357 sì e 247 no, la Camera ha votato stamane la fiducia al secondo governo Spadolini, dopo la replica del Presidente del Consiglio e le dichiarazioni di voto dei capigruppo sulla base di una mozione concordata dai cinque partiti che compongono la maggioranza, e cioè Democrazia Cristiana, Partito Socialista, Partito Socialdemocratico, Partito Repubblicano e Partito Liberale. La compattezza apparente della coalizione non ha impedito ieri al segretario della Democrazia Cristiana De Mita di riprendere la polemica antisocialista. Già nel pomeriggio la Camera si è riunita per l'esame dei decreti economici presentati da Spadolini a fine luglio. L'imminente chiusura dell'aula di Montecitorio per i prossimi lavori dell'Unione Interparlamentare e l'ostruzionismo radicale potrebbero mettere in forse la loro approvazione in tempo utile. Il ministro della Difesa Lagorio ha annunciato la sua ferma opposizione alla costituzione di un comitato parlamentare ispettivo sulle forze armate. La responsabilità della difesa, ha detto il ministro, è di competenza dell'esecutivo. Come già annunciato, da lunedì prossimo, 6 settembre, aumenteranno di 5-6 lire il litro i prezzi del gasolio per auto e dei carburanti per l'agricoltura, la marina e la pesca. Il gasolio per auto costerà quindi 542 lire contro le attuali 536. Brutte sorprese dopo il ritorno dalle vacanze per i giovani. Dopo l'aumento dei cinema di prima visione che costano ormai in molte parti 5.000 lire, sono previsti aumenti di discoteche, sale da gioco, night clubs e piano bar dal 20 al 25% rispetto allo scorso giugno. I panificatori di Milano frattanto hanno chiesto un aumento del prezzo del pane di 200 lire a partire dal 1 di ottobre. L'ex ministro delle Finanze Reviglio, intervenendo a un convegno della UIL, ha rivelato che lo Stato italiano, per far fronte a integrazioni di carattere sociale, come il mantenimento di tariffe politiche per energia elettrica e trasporti, spende ogni anno almeno 23.000 miliardi, cioè circa un terzo del deficit pubblico. Il liberale Bozzi e il repubblicano Mammì hanno chiesto che venga messo all'ordine del giorno della Commissione Affari Costituzionali della Camera l'abrogazione della norma transitoria della Costituzione che vieta all'ex re d'Italia Umberto II e alla sua consorte e ai figli maschi di entrare in Italia. In tal modo verrebbe concesso all'ex sovrano, gravemente ammalato in una clinica londinese, di tornare in patria prima di morire. Situazione tesa all'Alfa Romeo, dopo la decisione del pretore di reintegrare i 94 dipendenti messi in cassa integrazione. L'azienda ha già annunciato che il loro reinserimento forzato significherà la cassa integrazione per altrettanti operai. Il dollaro è stato quotato oggi 1392,75 contro le 1407 di ieri. E vediamo ora le notizie dall'estero. Varsavia, situazione relativamente tranquilla in Polonia, dove esercito e polizia hanno ripreso il controllo della situazione dopo i violenti scontri avvenuti in tutto il paese per il secondo anniversario dei patti di Danzica. In molte province, nella maggior parte delle città, è stato ripristinato il coprifuoco e si teme un inasprimento della legge marziale. Washington, il primo ministro israeliano Begin ha rifiutato il piano americano per il Medio Oriente proposto dal presidente Reagan, che prevede la restituzione della Cisgiordania e della striscia di Gaza alla Giordania per permettervi l'insediamento con larga autonomia amministrativa dei palestinesi. Atene, il leader palestinese Yasser Arafat è stato accolto ieri dal primo ministro greco Papandreou ed ha comunicato che si tratterà in Grecia sino a domani. Parigi, prima udienza alla sezione istruttoria della Corte d'Appello di Parigi per permettere ai magistrati francesi di valutare la richiesta di estradizione presentata dall'Italia nei confronti di Oreste Scalzone, il leader di Autonomia Operaia, accusato di 2 tentati omicidi. Londra, riunione domani nella capitale inglese dei rappresentanti commerciali di Gran Bretagna, Francia, Italia, Germania federale, le 4 nazioni europee coinvolte nelle sanzioni decretate dal presidente americano Reagan per le forniture di materiali al gasdotto siberiano. Concludiamo con la notizia da Bonn. Il ministro degli interni italiano, Virginio Rognoni, ha partecipato con i suoi colleghi tedesco, svizzero, austriaco e francese ad una riunione per valutare le migliori strategie di cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo. E per oggi è tutto, grazie per averci seguito, l'appuntamento è per domani sera. Arrivederci e buon proseguimento con i nostri programmi.